Beh, salve fate di Alfea, come va? Come state? Spero tutto bene. Spero mica che voi stiate bene. Se mi vedete mica con questa mise un pochino più, è perché sto registrando questo video di venerdì, qualche giorno prima che voi lo vediate, perché stasera dovrò andare in discoteca e ho deciso di mantenermi abbastanza naturale. Naturale, mica, oddio. Come avete letto dal titolo, oggi amiche una nuova reaction. Ve l'avevo anticipato che le reaction non sarebbero sparite dal canale, ma semplicemente sarebbero state un pochino di meno. Ma eccoci qua in una nuova reaction perché c'è un video che devo dire ha, come posso dire, suscitato in me la reaction. Qualche giorno fa mi viene segnalato sotto uno dei miei video, il video di questa ragazza che si chiama Pupa Peligrossa. Scrive: come faccio la tinta a rame? Se sei parrucchiere non aprire questo video. E ovviamente secondo voi che cosa andremo a fare? Andremo a vedere questo video, che è palese, quando ti dicono di non fare una cosa tu la fai. E quindi diamo inizio a questa reaction in mia compagnia, così che ci facciamo due chiacchiere tra ragazze. Eccomi qua amiche, mi sono spostato di lato, andiamo a vedere questo video. Io non conosco la ragazza in questione, penso sia derivante dal mondo di TikTok. Ho capito così, non lo so, potrei sbagliare amica tantissimo, quindi io direi di andare avanti e vedere che cosa succede prima di sparare cazzo. Ciao, benvenuti al mio video tinta. Dato che mi chiedete praticamente ricevo un minimo 10 messaggi al giorno, come ti fai la tinta, come ti fai la tinta, finalmente vi svelo il segreto dei miei capelli. Fermi tutti, amica, ma innanzitutto quanto è bella questa carnagione così pallida, questa pelle perfetta. Amiche, io se fossi donna mi vorrei così, grazie. Ricordati la prossima volta, signore. Belli che sono belli, sono molto scoloriti, quindi questo colore è più o meno come mi viene dopo un mese, comunque tipo rame biondo. Basta, insomma, vedete questo video, raga, io lo dico, non sono parrucchiera, era un video molto caotico, tutta zozza, capito? Non so parrucchiera. Se vi succede qualcosa ai capelli non è mia responsabilità, io lo dico perché non so parrucchiera. Adesso vi faccio vedere cosa vi serve. Non so se Mica è un po' preoccupato per questa doppia premessa del non sono parrucchiera, non so, non. Oh, lei mamma fai questo e mamma fai quest'altro. Se ciò che vi serve ossigeno 20 volumi. Per quanto riguarda l'ossigeno, io essendo bionda naturale, non biondo platino, uso 20 volumi. Però, raga, io non mi assumo nessuna responsabilità che se vi bruciate i capelli, no. Per la base dovete vedere voi, io non sono una parrucchiera, non lo so, se siete nere penso dovete colorare, se siete biondo platino penso 10 volumi, non lo so. Innanzitutto chiariamo una cosa, in primo luogo non si rovinano i capelli con la tinta, al massimo si seccano, ciò che rovina è la decolorazione nel caso, non è la tinta. In secondo luogo però ha detto una cosa molto intelligente la ragazza, ossia che è vero, se siete più scure avete bisogno di un prodotto diverso o avete bisogno della decolorazione, se siete più chiare avete bisogno di un ossigeno più basso. In realtà ha detto una cosa perfettamente coerente. Vi lascio sempre qua il mio video sulla colorimetria, dove appunto vi parlo in lungo e largo di che cosa sono le tinte, come funziona il decolorante, come funzionano i tonalizzanti, eccetera, eccetera. Volete fare un piccolo recap? Cosa voglio dire, amiche? Che voi dovete sempre considerare la base di partenza e il colore a cui vogliamo arrivare. Ora andiamo avanti e vi spiego che cosa voglio intendere con questo concetto. Io uso questa marca di tinta TH Pur, non è sponsorizzato, sponsorizzatemi magari. Che faccio con un sacco di soldi. Questa qua che è senza ammoniaca, senza schifi. Colore 8.4 e colore 8.44. E queste potete anche fare colore 7. Fermiamoci un attimo. Il colore che lei va a mischiare è l'8.4 e l'8.44. Quindi biondo chiaro, rame, biondo chiaro, rame intenso. Queste sono le due colorazioni utilizzate dalla ragazza. E che cosa volevo dire col discorso di prima? Facciamo un esempio. Se noi partiamo da una base che può essere un biondo scuro, quindi un 6.0. Il 6.0 è la mia base di partenza. Vi lascio una foto del mio capello naturale e dell'altezza di tono. Se noi vogliamo raggiungere un 8 come quello della ragazza, quindi un 8.4, un 8.44 che sia, è giusto utilizzare un 20 volumi, perché possiamo dire in modo terra terra, in modo tale che ci capiamo tutti, è il nostro acceleratore l'ossigeno, ciò che ci permette di raggiungere un determinato risultato in meno tempo. Se l'ossigeno si associa al concetto di decolorazione, il 40 volumi vi farà schiarire i capelli più velocemente, ma si rovineranno anche prima. Se si associa invece lo stesso
questo concetto alla tinta, un 40 volumi sarà in grado di schiarire la nostra base di circa 3 toni barra 4. Quindi se noi dobbiamo passare da un 6 a un 8, contate bene che sono 2 toni, perché abbiamo il 6 appunto, quello di partenza, poi abbiamo il 7 e l'8. Quindi è necessario utilizzare un 20 volumi che ci schiarisce dai 2 ai 3 toni all'incirca. La colorazione usata dalla ragazza è una colorazione senza ammoniaca. La colorazione senza ammoniaca ha sicuramente una durata minore rispetto a quella con ammoniaca, ma soprattutto non ha potere schiarente per quanto riguarda la base, o se ce l'ha è minimo e funziona solo nelle persone bionde. Cosa significa? Se noi prendiamo una persona magari che ha un capello scuro, come un castano scuro, e noi applicassimo su questo capello, che deve essere naturale, mi raccomando, un biondo senza ammoniaca, non succederebbe assolutamente niente, proprio perché il colore senza ammoniaca generalmente non ha potere di schiaritura, mettiamolo in questo modo. Il caso della ragazza funziona perché? Perché probabilmente il suo stesso colore di base è uguale al colore che lei sta andando a fare, quindi semplicemente sta andando a cambiare quello che è il suo biondo naturale di base verso una riflessatura più ramata. Quindi per le persone che sono già bionde è possibile, ovviamente devono essere però belle chiare, utilizzare una colorazione senza ammoniaca, che quindi va a seccare anche meno il capello, per raggiungere una tonalità diversa, mettiamolo in questo modo. Generalmente, vi dico la sincera verità, io utilizzo le tinte senza ammoniaca in due casi: primo, se voglio scurire i capelli, quindi passare da un colore chiaro a uno scuro; e il secondo, tonalizzare i capelli, quindi decolore i capelli, li faccio biondi o di qualsiasi colore, applico il tonalizzante, che deve essere senza ammoniaca. Comunque trovate tutta la sezione sulla colorimetria dove vi spiego tutto. Andiamo avanti. 4 e 7.44 se li volete un po' più scuri, cosa che io tipo una volta, due volte l'anno faccio, però comunque si leva. Poi vi servono dei guanti, un coso per mischiare e mettere la tinta e una ciotola. Molto easy e stra economico, perché spendete tipo 7 euro. La ciotola mi spezza comunque. C'è tutto il tubetto, ma ne faccio metà. C'ho anche questa maschera di Amazon, che alla fine è un balsamo colorato colore copper rame, che mischiate, mi raccomando, dovete mischiare con un... Questa è una tra le mie maschere preferite in assoluto della fascia low cost. La trovate anche da Acqua e Sapone, Tigotà eccetera. È veramente veramente bomba. Un balsamo con una maschera normale, perché altrimenti vengono rosso fuoco, e viene una maschera che fate ogni 15 giorni. Qui c'è la mia amica Daniela. Ciao. Che me la fa praticamente. Parrucchiera. Esatto, parrucchiera. E praticamente dietro non sono capace a farmela, però comunque io so il genio e la mano, insomma. Bellissimo. Ti lascio il suo Insta sotto se c'è qualche garzone carino che vuole provarci. Io mischio questi due colori. Metà tubetto l'ho già fatta mese scorso. Adesso mettiamo questi con l'ossigeno a 20. Che qua siamo povere, non possiamo sprecare la tinta. Rizza fortissimo. Vai, vai. Brava. Faccio questa tinta da 5-6 anni, faccio lo stesso colore, sempre quello, sono monotona. Stavo per dirlo io, stavo per dire, ma un po' monotona, vabbè, ci sono io che lo cambio ogni mese, però ci sta, è normale. Questa cosa mica del andare a occhio mi fa ridere, che la fanno tipo, penso il 90% delle persone che la fanno a casa. Perché è opportuno amiche miscelare la colorazione utilizzando una bilancia? Non tanto perché siamo scemi, ma perché amiche così durerà più il colore. Se voi prendete una determinata colorazione e mettete troppo ossigeno, quindi al posto magari di diluirla 1:1 o 1:2, la diluiamo 1:4, la colorazione durerà molto di meno. Quindi se già senza ammoniaca è blanda, diventerà ancora più blanda. Dove posso leggere il rapporto? Semplicemente sul tubo di colore. Ogni tubo di colore ha il proprio rapporto di miscelazione, che sia 1:1, 1:2, 1:1,5 eccetera. Vi basterà seguirlo e via. Un po' si ossida e mo è diventata già marrone, è tutto sotto controllo, è tutto normale. Adesso si inizia. Io non c'ho manco le mollettine, perché io di solito la faccio a cazzo, mo. Più viene male, più viene bene. E vi dovreste mettere pure la crema, solo che io la crema, ma magari ce l'ho, eh. Esatto, una vale l'altra. Se non avete della crema o della barriera colore, vi basterà utilizzare del semplice gel per capelli, funziona allo stesso identico modo. Se avete il gel, quello da uomo, tipo effetto bagnato, funziona uguale. Tinta vi farà diventare fighe, da fighe a fighissime, che già lo siamo. Amo noi. Questo momento iconico, me li dividi. Vorrei che i capelli ramati mi stessero bene quanto la ragazza, ma in realtà li ho fatti ed ero osceno, osceno. Sì. Dobbiamo dividere i capelli così la cintura si assorbe meglio. Ok, e non farla a cazzo. Daniela, se mi lasci i capelli senza tinta mi incazzo, eh? No, pure questo. Amo, ma inizia da qua, da dove voi iniziate? No, amo. Amo, perché... Fai l'esperta.
Ok, allora, nel frattempo il colore è diventato così e non ti muove. Abbiamo fatto un pezzo. Si vede? Poco, perché questo ancora non l'ho fatto. Oh, oddio. Oh, vabbè, un pezzo è stato fatto. Qua non ci piacciono le cose decise. Però vi giuro che il risultato è figo, eh. I parrucchieri si spaventeranno di questa cosa. Però vi giuro che... Vi devo dire, ti devo dire. Allora, sarò breve. Se loro non avranno... Se loro... Grazie. Viene bene. Noi Queen ci facciamo la tinta così, non andiamo dal parrucchiere. Non ti preoccupare, non c'è più di tinta. È di tinta, sì, è rimasto un goccetto così, è mancato. Ma quando mai? Io che osservo con i miei occhi, amo, guardate se ti sto osservando. Ma ti pare? Amore, se passi per Milano, manda un messaggio, un urlo tipo Xena guerriera. L'invincibile principessa guerriera. Un fumo bianco come quando scelgono il papa. Io mi offro volentieri come parrucchiere per fare un rame bello, bello intenso, ecco. Per quanto riguarda l'applicazione del colore, sappiamo bene che è necessario applicarla prima sulla base e poi su lunghezza e punte, perché la base è una zona calda della nostra testa e dunque il colore, essendo una sostanza che reagisce al calore, schiarirà prima in quella zona, quindi attecchirà prima. Cosa consiglio, amica? È semplicemente riga in mezzo, in modo tale che dividiamo lato sinistro e lato destro. Per voi sarà al contrario, sarà specchiato. E niente, semplicemente, se non lo sappiamo fare, procediamo con delle sezioni in orizzontale, facendo così fino alla fine, proprio in modo semplice. Partiamo in orizzontale, applichiamo il colore su tutta la base, facendo così è il metodo più facile con il quale lo possiamo applicare. Questa è la situazione adesso. Le radici tanta. Gratta, gratta, mo fammi un massaggio. Almeno sta qualche buco perché mo lo devo mettere. Amo, che bello, fa piacevole. Io mi spacco, mica sembra la pubblicità quella tipo per pulci, zecche e zanzare. Contro pulci e zecche, se resto. Adesso me la metto anche sulle sopracciglia. Sopracciglia tipo la cazza, me la metto tipo così. In teoria dovresti usare tipo un pennello da trucco, però me la sistemo col cotton fioc. Oh, forse è troppo. Amo, non va sprecato, li metti qua. Coi cotton fioc levo. Adesso che è rimasta solo questa, ora vi spiego come fare le punte, che sono rimaste le punte. Vi serve questa maschera che prendete su Amazon. Mettete un po', eh. Ok amiche, ok, devo dire che ho dato troppa poca fiducia, praticamente applicato il colore sulla base, ora sulle lunghezze va a mettere la maschera. Una scelta, devo dire, intelligente, perché anche mettere il colore sempre sulle lunghezze, questo va a seccarle, quindi devo dire che non è male, non è male. Cioè io devo dire che l'avrei fatto in un'altra ciotola, visto che non è il massimo far reagire la maschera che è un prodotto condizionante insieme con l'ossigeno. Mettetene 3, 4. 5, dipende dalla lunghezza, 6, 7, 8, 9, 10, direi 10, 10 va bene. E poi ci mettete un balsamo su questo oggi, mi piace un sacco sto balsamo, però alla fine è uguale. Ora non lo finisco. Si gira. E poi ci metto l'acqua calda. L'acqua caldissima che mettiamo qua dentro. Ma perché? Perché? Amiche, non ho capito l'acqua calda. Che cosa sta facendo? Una pozione tutta sua. Misericordia! Dentro. Basta! Se viene un po' liquido va bene. Ma piano piano diventerà più denso. Deve essere pure un po' liquido. Questa è la consistenza. Così è venuto. Liquido. È liquido. Io adesso lo metto sulle punte. Facendo così durerà molto meno. Non ho capito il senso, onestamente. Sta attenta al muro dietro, perché sennò la padrona di casa mi spara. C'ha ragione. Iniziamo, pronti? Allora la prendo. Così con la mano. Amo, sì. Oddio. Amo, io so così, la faccio così la tinta. Ti giuro, eh. Perché. Amo, ma è facile. Però ti giuro, vengono. Sono tipo 5 anni che la faccio così. No, ma poi io mi chiedo perché senza pettinare, senza nulla. Amiche, secondo me è un parrucchiere. Lei l'aveva detto di non aprire questo video, eh? L'aveva detto, ci aveva avvertito. Io comunque tifo per l'amica. Mica, cioè, io ti adoro. Quando vuoi venire qua, reggiamo assieme. Boh, sei pazza.
Io la farei mai così. No. Comunque pure se fai le cose a cazzo di cane, mm-hmm, comunque ti vengono bene. Vengono, assurdo. Assurdo. Questo è tipo il colore che ho. Vedi, sono diventati tipo biondi, amore. Cerco di trovare i pezzi dove c'è il mio colore. Dove sono più biondi. Esatto. Sì. Passato un mese. Se voi state 2 mesi che vedete in genere solo senza maschere, cioè praticamente diventate bionde dopo. Si schiariscono un sacco. Amo, sì. Ma pure io prima avevo i capelli rossi. Ce l'avevi rossi, amo. Amo iconica. Iconica. Amo, perché non te li rifai? Poi ci penso. Ti vorresti rifare? No, sì, te la faccio io. No, no. Ma lo sei proprio un guacchiona. Guacchiona, il risultato viene, non si sa quale scienza ci sia dietro, però I trust you, honey. Ogni volta che mi faccio la tinta mi sento rinata. Mi sento una brand new bitch. Adesso ho fatto, mi pulisco ovviamente. E siamo pronti. Queste sono le condizioni post tinta. Non viene così, non vi viene la tinta. Queste devono essere le condizioni. Poi, raga, consiglio: ogni volta che vi lavate i capelli, pulite la spazzola. Se no, i microbi dei capelli zozzi vi vanno sui capelli puliti. Adesso vado al lavaggio. Sono passati tipo 40-35 minuti. Comunque, le sopracciglia sono venute benissimo. Si passa al taglio capelli. Mi spunto. In che senso? Il taglio che non era pronto. Amica, già sono stato devastato con uno schiaffo dopo questa tinta. Il taglio capelli mi preoccupa ancora di più. 5 centimetri vuole fare. Vedete come vengono chiari? Questi sono i bagni di Parigi, piccolissimi. Piede nella doccia, un piede successo. Ecco, qua si stanno tagliando i capelli. Attenti, eh. Perfetti. Sono perfetti? Sì. Brava Daniela. Daniela dovrebbe aprire un salone. Ah, comunque Carola. Non ho già capito. Carola, eh. No, io mi sto chiedendo, continuano a apparire sempre più persone, probabilmente ne appaiono altre 5 dietro, del tipo, se voi ci uniamo anche noi, no, io mi fa. Ciao. Ciao amore. Guardate come sono tagliati dritti. Le forbici arrotondate di Giovanni Mucciaccia, no, io non ce la faccio. Comunque iconic, posso dirlo, iconic. Amo, amo, chiaro, 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 chiaro. Abbiamo la cacca. Amo! Troppo alta, da sotto al naso. Carola, che hai detto? Devo arrivare alla già sì, piano piano. A quale angolo? Devo fare tutto un botto. No, ami. Vai. Non ce la faccio, mi spacco. Allora, e poi è l'ambulanza che è venuta a prendermi in sottofondo. Allora amiche, quando si scala la parte davanti non è possibile farla con le forbici, quelle per tagliare il pesce, ve ne prego. Ma è necessario utilizzare delle forbici un pochino più affilate. E basta semplicemente prendere la forbice in questo modo e aprire e chiuderla e scendere. Vi giuro che non è così difficile, è molto più difficile come lo stanno facendo loro. No, allora vabbè, so capelli ricrescono, facciamo questa parte prima di continuare. Situazione capelli tagliati. Ho avuto un mini mental breakdown perché sembro tipo anni 80. Però me li asciugo, voglio vedere piastrati come stanno. Anni 80 vibes. Siamo slay però così, eh. L'asciugatura finita. Devo dire, ci stanno. Però voglio dire con la piastra come sono. Sono venuti bene, oh. Sì. Sono venuti bene. Questo sapone alla mela verde del Carrefour, che ho preso quello che costava di meno. Buonissimo, vi giuro. Questo sapone, come diceva Giulio Cesare, io non ce la faccio amiche, vi giuro, io la voglio come amica, mi spacca, non ce la faccio. Tesoro, se passi per Milano e vuoi aggiustarti per caso i capelli, manda un messaggio, altrimenti dimmi, vengo io, guarda, prendo il primo aereo e arrivo. Poi me le ha lavati bene, lucenti, me le ha lavati proprio bene, lucenti e sani, anche se tinti e piastrati molto spesso, i miei capelli restano sempre lucenti e sani. Si parte. Voi sicuramente vi starete chiedendo, ma com'è possibile che lei utilizzi magari i prodotti del supermercato e i capelli così lucidi, o che magari utilizzo, spendo, non so, 1000 euro, non sono così. Semplicemente, amica, è la texture del capello. Io come lei, per esempio, ho un capello di mio lucido, quindi io li potrei lavare anche con il sapone di Marsiglia, la saponetta, che comunque sarebbero lucidi nonostante siano pluridecolorati. Questo perché mia madre mi ha trasmesso dei buoni geni per quanto riguarda i capelli, e anche i capelli di mia madre sono così, nonostante anni di decolorazioni, tinte varie ed eventuali, sono lucidissimi. E vi giuro che mia madre non segue per niente l'hair care routine. Lei prende il primo shampoo che trova a Lidl e la prima maschera che trova da Risparmio Casa, e ha dei capelli molto molto belli, ma purtroppo quella è la texture del capello. Accendiamo la piastra. Adesso li piastro. Come piastra uso questa GHD Gold. Non è sponsorizzato, è molto top, vi devo dire la verità. Giuro, non li rovinano. Io i capelli non li piastro tutti i giorni. Li lavo, li asciugo, li piastro. Mi durano finché non li rilavo di nuovo. Sono già lisci, solo che io li voglio proprio liscio spaghetto. Capelli piastrati sono venuti così, diciamo, bene.
cioè alla fine il cambiamento. Allora amiche, devo dirvi la verità che mi piaceva di più con quell'asciugatura delle curtain bangs in questo modo, proprio perché vanno secondo me innanzitutto ad aprirle il viso, ma in secondo luogo si vedeva di meno l'errore nella scalatura, nel senso che sembrava quasi andare bene. Ora piastrato si notano gli scalini di Santa Chiara. Allora amiche, c'è da dire una cosa, siamo onesti e sinceri, quanto è bella questa ragazza. Avrà fatto tutti gli errori del mondo, ma io glieli perdono tutti. Amiche, è una bona atomica, veramente veramente bellissima. Diciamo che sorvoliamo su ciò che abbiamo visto. Probabilmente almeno 15 parrucchieri sono morti nella visione del video. Però ho una sua tecnica sperimentale, la possiamo chiamare così. Ti devo dire che non è proprio il massimo, ecco. Eccoci qua amiche, mi sono riaccomodato, oddio, al centro. Questo video su come non fare la tinta, devo dire che è stato molto istruttivo. Ovviamente non seguite il tutorial come ha detto la ragazza stessa. Più che altro sto ancora pensando alla tinta più maschera più acqua calda. Quello vi giuro mi ha sconvolto, tipo come se fosse l'ennè che l'ha mischiata con l'acqua calda. Mi spezza comunque. Comunque grazie mille per aver seguito questo video. Spero che voi abbiate imparato qualcosa di nuovo. Spero che non farete queste cose a casa. E io vi mando un bacio grande 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 e ci vediamo al prossimo video. Ciao!